Buongiorno amici, ben ritrovati. Questa mattina, dopo una notte tanghera, vado a fare un classico della cucina italiana, la seppia, le seppie con i piselli. Ieri mattina ho trovato queste belle seppie, ne ho prese due, vado a fare un classico proprio della cucina nostra. Chi è che non conosce la seppia con i piselli? Però le vado a fare con un qualcosina così, una piccola variante, perché essendo un piatto così molto magro, lo vado un attimo a lucidare un po' con dei sapori che secondo me ci stanno benissimo. Allora, intanto ci vogliono le seppie, vanno bene anche le seppie piccoline. Io adesso ho trovato queste e le preferisco così grandi perché le trovo più tenere, però vanno bene anche le seppie piccoline, quelle surgelate. Cipolla, aglio, peperoncino, i piselli, ovvio. La variante è di andare a preparare prima, guardate, sta rosolando, un po' di guanciale. Se lo troviamo, del buon guanciale, se no va bene anche della pancetta. E l'ho messa a rosolare piano piano, anzi abbasso un altro po', che diventa bella croccante, e andremo a separarla dal suo grassetto e delle olive taggiasche. Allora, intanto comincio, lascio rosolare e dopo aver pulito le seppie le vado a tagliare. Allora, il taglio delle seppie è soggettivo, a chi piace a tocchetti, a me piace più a strisce, così un po' sottili, non troppo grosse, però è una questione di gusti. Ora le vado a tagliare tutte quante, poi prendo una bella padella che sarà quella che ospiterà il tutto. I tentacoli anche li faccio un po' più a pezzettini, ma non troppo grandi. Allora, finisco questa, la metto in un contenitore, ve la faccio vedere. Così oggi un piatto super proteico, perché la seppia e i legumi è un piatto molto proteico. Per ballare direi che va bene. Mi sono andata a letto tardissimo, anche perché poi c'era una deviazione in autostrada, mannaggia, che ci ha fatto allungare la strada. Però insomma, tutto sommato è una bella serata, a parte il caldo, perché ora all'interno è ancora caldo. Così, ora prendo un piatto, ve lo faccio vedere da vicino, poi le vado a tagliare tutte e ci vediamo tra un po'. Scusate, mi si è spenta l'induzione, questa tecnologia. Ecco, vedete, le ho tagliate a striscioline così, non troppo grosse, e i pezzettini dei tentacoli. Vado a tagliare anche le altre, ci vediamo tra un po'. Olio caldo, andiamo a mettere giù aglio e due o tre peperoncini dei miei freschi, non sono molto forti. Subito a seguire la cipolla. La cipolla, vedete, l'ho tagliata così proprio perché deve esserci e sentirsi, ed è anche abbondante. Andiamo ad abbassare. E lascio rosolare. Lascialo rosolare un pochetto. Ora abbiamo la cipolla bella imbiondita, vedete, ma non cotta, proprio deve essere così, a metà. Andiamo a mettere giù le nostre seppie. Una cosa che vi consiglio: appena mettete giù le seppie, se vi piace il pepe, di aggiungerlo ora. Io lo aggiungo anche perché questi peperoncini non sono molto forti. Lascio rosolare e prepariamo un generoso bicchiere di vino bianco. Spettacolo, già un profumo. Ecco, la seppia inizia a buttare fuori la sua acqua, andiamo a mettere un bel bicchiere di vino bianco. Così lasciamo un attimo evaporare, poi aggiungeremo il pomodoro. Allora, io metterò il concentrato di pomodoro, perché è una cosa che gradisco molto, però in questo momento ci sono anche i pomodori freschi. Potete mettere i pomodorini, potete mettere la passata, potete mettere
i pomodori grandi San Marzano, insomma, a vostra scelta. Ora andiamo ad aggiungere, come dicevo prima, il pomodoro. Io andrò a mettere così un po' di concentrato. Aggiungo un po' di acqua, non troppa, perché la seppia continua a buttare acqua. E vado ad aggiungere così. Vado a mettere un po' di sale. Con il pesce bisogna sempre fare attenzione, casomai saliamo dopo. Aspetto che riprenda il bollore, abbasso, adesso è già, abbasso la fiamma, metto il coperchio e lascio bollire dai 20 ai 30 minuti. Tra 20 minuti l'assaggio, se la seppia è bella tenera, bene, se no aspetto altri 10 minuti. Ci vediamo fra 20 minuti. Sono passati 20 minuti e ho assaggiato. Posso dirvi che è cotta, salata giusto, è meravigliosa. Vado a mettere giù i piselli. Non tutti, non. Un altro po'. Così. Alzo la fiamma, faccio riprendere il bollore, poi abbasso, chiudo di nuovo, 7-8 minuti, scusate ma mi sto scottando, questi tegami sono terribilmente bollenti, ci vediamo tra un po'. Pronta la nostra seppia con i piselli, manca pochissimo, vado ad aggiungere un po' di olive taggiasche, altre due, così. Meraviglia! Vado a spegnere e poi vado ad aggiungere, per dare lucentezza, come dicevo, perché è un piatto molto molto magro, il grassetto del guanciale. No vabbè, questo fa la differenza, eh. Se fa la differenza. Così. Guardate come cambia colore. Voilà. Ora vado a preparare dei crostini e all'ultimo momento andremo a mettere anche il guanciale croccante. Vado ad abbrustolire del buon pane. Altra cosa importante, ora che vado a tostare il pane, scusate, sto cercando di rompere una foglia, lascio qui un pochettino. Allora, intanto teniamo presente che questo piatto è un po' come la pasta fagioli, è più buona il giorno dopo. Però, insomma, almeno una 15-20 minuti lo lascio qui perché in questo tegame rimane caldo. Tanto faccio questo. Vado a mettere del basilico, così, due rami interi. Che vedevo dire, c'ho la malattia del basilico. Lo lascio lì, copro e tra 10 minuti, un quarto d'ora, lo vado a togliere il basilico. Bene, profumatissimo! Vado a togliere il basilico. Vedete l'aggiunta del grasso del guanciale, come ha cambiato proprio il colore, la consistenza, la lucidità. Ora andiamo a impiattare. Allora amici, siamo pronti per andare in tavola. Allora, per me questo è un gran piatto. È un gran piatto già di suo nella sua ricetta classica, semplicissima, che tutti conosciamo, rosolare la cipolla, mettere giù la seppia, un po' di vino bianco, pomodoro, i piselli, e già è un classico della nostra cucina, veramente fantastico. Ma così, con queste accortezze, le olive taggiasche e il guanciale, tanta roba. Se vi piace la seppia, provatelo, perché merita. Questo è il mio piatto, perché dopo partirò, tornerò a questo evento di tango, anzi mi sa che stasera me ne rimango là, prendo su il mio camperino e quindi mi vado a fare questo buon piatto
di seppia con i piselli. Così. Guardate un po', aspetta che pulisco il piatto, mi fanno una cosa fatta un po' decente. Ok, allora, questo piatto è bene impiattarlo e metterci sopra no, il nostro guanciale croccante sopra, così, che è meraviglioso. Oppure se lo serviamo tutto insieme, glielo mettiamo all'ultimo sopra. Un po' di scorza di limone perché sciacqua, cioè ci sta. Ci sta bene un po' di scorzetta che va a rinfrescare il piatto. Così. Una bella fogliolina di basilico e poi che velocità fa. Due buoni crostini di un buon pane integrale ai cereali. E così, seppia coi piselli con quel tocco in più per una giornata di ballo. Bene, buon appetito!